Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video, bentornati. Io sono Erika e oggi vi parlerò delle mie letture del mese di agosto. Sono state abbastanza, diciamo, sono molto soddisfatta. Ho letto rispetto a luglio decisamente più libri, una decina di libri. E poi sono oltre che la quantità, che come vi dico sempre è relativa, comunque l'importante è la sostanza dei libri che si leggono. Mi sono piaciuti, sono state quasi tutte belle letture. Iniziamo subito a parlarvi. Vi parlo della prima lettura che ho fatto nel mese di agosto. È stata La pura vita di Gianluca Gotto. Come sapete, io di quest'autore ho letto diversi libri, mi sono piaciuti tutti e anche questo non è stato da meno. Questo me l'ha omaggiato gentilmente la casa editrice Mondadori. E a parte questo, comunque, è La pura vita. Perché La pura vita è il titolo di questo libro? La pura vita è un atteggiamento, è un atteggiamento che si basa su sei pilastri, i quali la fiducia, la passione, la lentezza, la natura, la semplicità. E la pura vita significa pace, è un atteggiamento di pace, di gioia, di ottimismo, di tutte belle, comunque tutte belle sensazioni, vibrazioni. E io apprezzo tantissimo il messaggio che Gianluca ci vuole mandare, perché comunque ci parla dell'amore per la vita, dell'amore per le piccole cose, l'apprezzare le piccole cose di ogni giorno, della quotidianità. Anche in questo romanzo Gianluca ci fa viaggiare in Costa Rica. Terra bellissima, ricca di vegetazione, di riti, di usanze. Ho amato leggere le descrizioni di questa bellissima terra, dove Gianluca ha vissuto per diversi mesi, li ha vissuto e ci ha fatto scoprire proprio l'amore che lui ha per questa terra. È riuscito a trasportarmi lì, è riuscito a insegnarmi la filosofia della pura vita, che cercherò di mettere in pratica comunque, anche se non è facile comunque. L'importanza della semplicità, della quotidianità e del buon vivere, diciamo. I suoi libri mi regalano sempre bellissime emozioni, io vi consiglio anche questo. Sono libri motivazionali, di crescita personale. E io vi consiglio di affrontare questa lettura perché fa bene al cuore. Seconda lettura del mese di agosto, sempre per rimanere in tema di crescita personale, è stata questa: L'arte della felicità del Dalai Lama. Libro che è un saggio che il Dalai Lama ha scritto insieme a uno studioso di buddismo tibetano, uno psichiatra americano, Cutler si chiama questo psichiatra americano. Si sono conosciuti in un soggiorno appunto in India. Lui e il Dalai Lama hanno affrontato e ci spiegano qui come raggiungere la felicità, e come combattere dei stati mentali negativi quali rabbia, avidità, odio, e a coltivare quelli positivi, la gentilezza, la generosità, la tolleranza verso gli altri. E lo fanno incoraggiandoci a praticare la conoscenza in noi stessi, capendo le ragioni degli altri, aprendosi agli altri, alle diversità, a guardare con un occhio diverso il mondo, le cose che affrontiamo, e ci invita appunto a praticare la meditazione. È un saggio che vi consiglio di affrontare, comunque mi è piaciuto, ci fa riflettere molto sull'importanza nella vita, su ciò che conta e su ciò che è futile, diciamo, su ciò che non conta. Ve lo consiglio. Terza lettura del mese è stata questo libro del Dalai Lama, l'ho trovato all'usato,
E l'ho preso perché a me interessa sempre molto conoscere diversi aspetti del buddismo, insomma, di libri di crescita personale, li leggo sempre molto volentieri. A voi piacciono? Fatemi sapere nei commenti, magari, perché so che non a tutti piacciono questo genere di libri. Terza lettura che ho affrontato è stata una prima lettura che io affronto di questa casa editrice, Iperborea, è il primo romanzo che io leggo della casa editrice, bellissimo, bellissimi libri di Iperborea, vedete come sono sottili, bellissime le copertine, bello. A parte questo è Luce d'estate ed è Subito notte di Stefansson, non so se si pronuncia così, un autore dell'Islanda, islandese, terra che mi affascina anche questa. E questo libro ha vinto il premio Nobel letterario islandese, il premio no, il premio ha vinto il premio letterario islandese nel 2005 e quindi mi incuriosiva molto. Questo libro me l'ha omaggiato la casa editrice. Qui l'autore scrive una raccolta di racconti, di storie, di frammenti praticamente. Sono tutti pensieri scritti in modo molto poetico, mi ha affascinata molto, mi è piaciuto per la scrittura così poetica, così profonda. Il libro è ambientato in un piccolo villaggio occidentale nell'Islanda, dove nei fiordi occidentali appunto dell'Islanda, dove gli abitanti di questo piccolo villaggio si conoscono tutti e conoscendosi tutti, vagano disorientati tra il labirinto dei sentieri dell'animo umano. Belle alcune riflessioni, alcune osservazioni. L'autore si pone tantissime domande sul perché viviamo, sulla vita in generale, e queste domande ti fanno riflettere tantissimo, sull'esistenza. Veramente bello, ve lo consiglio. Vi consiglio di leggerlo, e proprio sul senso della vita. Sono stata catapultata leggendo questi racconti nel silenzio più totale, un silenzio che fa bene all'animo, che ci rasserena il cuore, che placa il dolore, riempie la stanza, questo silenzio in cui ti trovi, in cui mi trovo, in cui mi sono trovata. Bellissimo, ve lo consiglio, bella lettura. Veramente originale, particolare, una lettura diversa dalle solite. Comunque queste sono state tutte letture diverse tra loro che mi hanno veramente fatto riflettere molto. Belle, letture belle, profonde. Allora, quarta lettura di agosto, Quel che affidiamo al vento, di Laura Imai Messina, un'autrice giapponese, scusate, italiana, ma che vive in Giappone. Un libro famosissimo che tutti conoscerete, credo. Io questo l'ho ricevuto in scambio e era da tanto tempo nella mia wish. Di cosa si parla? Qui questa è una storia delicata, una storia con una scrittura delicata, con una scrittura nostalgica. E è un romanzo dedicato alle vittime dello tsunami dell'11 marzo del 2011. Bellissima e magica la cabina dove si trova un telefono collegato che trasporta le voci nel vento, questo telefono, e nella quale si recano tantissimi abitanti del Giappone, da tutte le parti vicini dove vivono gli abitanti del Giappone, e migliaia di persone che hanno perso i loro cari si recano lì per parlare, alzare la cornetta di questo telefono e parlare con i loro cari nell'aldilà. Esiste davvero questo posto nel nord-est del Giappone. Sono rimasta veramente affascinata, ammaliata da questo luogo. Yui cerca di proteggerlo dal vento, dalla tempesta del vento che vuole distruggere questo luogo e tenta
e tenta comunque di affrontare questo vento, difendendo appunto il posto. Sono storie comunque struggenti di persone distrutte dallo tsunami, che spazzò via tutto, un mondo fragile ma denso di speranza. Una storia di resilienza e coraggio qui troviamo, che vi consiglio di leggere, perché è bello, una bella storia, un bel libro. Ve lo consiglio. Altro bellissimo libro che anche questo volevo leggere, che mi ha mandato la casa editrice Naudi, di Lorenzo Marroni, Le donne, le madri, scusate, non dormono mai. Un romanzo che vi consiglio questo veramente col cuore, uno dei libri più belli del mese. Se dovessi decidere uno dei tanti che ho letto è stato questo. Un romanzo uscito da poco e che vi consiglio. È un romanzo comunque che fa male, fa tanto male. Un romanzo che ti travolge pagina dopo pagina. Qui Marrone ha la capacità di farti vivere le sofferenze dei personaggi, le emozioni che loro provano e che inevitabilmente ti entrano nel cuore. È impossibile non riuscirsi ad affezionare a queste persone, è impossibile anche trattenere una lacrima. Io non piango quasi mai, però questa volta è stato difficile trattenermi. Qui conosciamo Diego, un bimbo di 9 anni, conosciamo la mamma Miriam, conosciamo i bimbi che si trovano insieme alle madri in questo carcere che si chiama ICAM, che si trova a Napoli, che detiene le madri e i loro figli. Conosciamo Melina, che diventa come sua sorella. Conosciamo Greta, che si prende cura di tutti, delle madri, dei bambini. Tante riflessioni in questa storia così struggente sui mondi interiori del genere umano e su cosa significhi la libertà e su cosa significhi vivere in prigione. Esistono davvero questi carceri, e Lorenzo Marrone è andato proprio nel quartiere di Napoli, non no, di Napoli, in un altro quartiere, ora non mi ricordo dove, in Avellino, in provincia di Avellino, e lì ha preso ispirazione, ha scritto questo, ha conosciuto davvero questi bambini sfruttati, questi bambini emarginati, invisibili, veramente appunto è stato capace, perché ha conosciuto, ha toccato con mano questo mondo così triste, così pieno di sofferenze. Le parti descrittive dei personaggi io l'ho apprezzate tantissimo, è stato in grado veramente di descriverli a fondo. Il rapporto madre-figlio anche mi è piaciuto nel modo in cui l'ha raccontato. Queste madri imperfette, l'amicizia, qui si parla di amicizia che diventa fraterna, il carcere che non dovrebbe resistere, ma che per alcuni diventa come la loro casa, come la loro seconda casa. Il finale qua è struggente, un finale che ti strappa il cuore, ti strazia, ti stravolge. Però non vi voglio insomma spoilerare nulla, vi dico solo leggetelo, veramente ve lo straconsiglio questo. Altro libro che ho letto è stato Uova della Rizzoli, di questo chi è, questo autore giapponese di Tokyo, Tsuji. Questo è un libro carino, carino, una storia piacevole, ma che non mi sento di dirvi. Cioè, di consigliarvi come magari vi consiglio questo, ecco, vi dico una storia piacevole. Questo me l'ha inviato anche questo la casa editrice Rizzoli. Qui di cosa si parla? Una storia d'amore che nasce a Tokyo in un locale tra Satoshi, un introverso impacciato chef, e Mayo, una madre single con un passato burrascoso. Sarà la figlia di Mayo che con la passione per le uova, per queste uova, permetterà allo chef di entrare nella loro vita, cucinando per loro piatti deliziosi e a base di uova, appunto,
Io amo le uova, adoro le uova, è un piatto che mi è sempre piaciuto e ho trovato diverse ricette anche per mangiarle in altri tantissimi modi, è molto molto carino. E qui la cucina e la preparazione dei piatti sarà un veicolo per esprimere emozioni e sentimenti e per scoprire la strada per la felicità. Un romanzo piacevole che vi consiglio di leggere, ecco, ma insomma non è che mi abbia fatto poi impazzire così tanto. Invece un romanzo che mi ha fatto impazzire, che come immaginavo, perché lui non mi delude mai, il vecchio King, Joyland. Ho letto Joyland. Allora, questo non è il solito horror, di horror qui dentro c'è poco. È più un romanzo di formazione, è più un thriller, più un giallo. Comunque King qua mi ha fatto catapultare in questo Luna Park a Joyland, in California, no, in Carolina, mi pare, a Hences Bay, in questo Luna Park, in Carolina del Nord, sì, non in California, dove si trova Devin. Siamo nell'estate del 73. Devin è uno studente universitario squattrinato, ferito dalla propria compagna che lo ha tradito, e lui accetta di lavorare. Gli viene fatta la proposta di lavorare in questo Luna Park. Lui accetta e gli incontrerà diversi personaggi tanto strambi. La vedova Emma Carolina, che gli affitta una stanza che dividerà con altri suoi coetanei che poi diventeranno suoi amici, Tom e Erin. Poi incontrerà il burbero responsabile del castello del Brivido e l'anziano proprietario del Luna Park. In questo castello del Brivido si cela un mistero. Devi scoprirà e cercherà di difendere la cittadina dal male, perché in questo castello è rimasto il cadavere di una ragazza uccisa anni prima. E cercherà di scoprire chi è stato, insomma, ci sarà tutta una serie di vorrà scoprire chi è stato, logicamente. Però in questo romanzo si parla di amore, cioè mette King qui, mette in primo piano l'amore, mette in primo piano la vecchiaia, il destino. Come vi ho detto, è un romanzo di formazione, secondo me. Mi aspettavo comunque, volevo che ci fosse più horror spinto, ma c'è poco di horror spinto. Comunque mi è piaciuto tanto perché, come sempre, ma qui soprattutto, King è stato in grado di mescolare generi differenti, toccando le corde, riuscendo ad emozionarci, toccando le corde più profonde dell'animo umano. Veramente ci è riuscito. Il finale poi vi strazia anche qui in questo libro. Un finale che vi strappa il cuore. Anche questo ve lo consiglio. Poi, altro romanzo che ho letto di Mishima. Questo è stato il primo romanzo di quest'autore giapponese. Questo l'ho ricevuto in scambio. E qua c'è poesia. Qua siamo trasportati in questo luogo bellissimo. In questo piccolo villaggio di pescatori giapponesi che si trova su una scogliera nel mare, in un'isola. Qui comunque si parla di vita, di coraggio, di tanti sacrifici che vengono affrontati con semplicità. Si parla di vita semplice, con una scrittura veramente poetica. Mi è piaciuta molto la scrittura, infatti voglio leggere altri romanzi dell'autore. Le descrizioni sono molto suggestive, e infatti Mishima è considerato uno dei massimi scrittori giapponesi. Lui muore suicida, si è suicidato. E infatti si sente il suo dolore comunque nelle sue parole, c'è sempre questa vena così poetica, un po' struggente, molto, molto bello. Si parla comunque di una storia d'amore. Sì,
Si parla di una storia d'amore tra due giovani che si conoscono in questa isola, che si innamorano, ma il loro amore viene ostacolato dal padre di lei, che non l'accetta, però poi si rivelerà quest'uomo molto onesto, coraggioso, si rivela un'altra persona, quest'uomo. Ve lo consiglio, io voglio leggere altro, come vi ho detto, di Mishima. Sono molto curiosa di leggere altre letture. Altro libro che ho letto è stato questo, che bramavo, insomma, da tanto, poi ho ricevuto con uno scambio, L'incubo di Hill House di Shirley Jackson, edizione Adelphi. Mi è piaciuta tantissimo la scrittura della Jackson, mi ha catapultata in questa atmosfera gotica che ho amato, questa atmosfera noir gotica ricca di misteri. Mi sono sentita parte dei personaggi insieme a Eleanor, che è stata mandata dal professor Montague in questo castello, in questa casa di Hill House. Per un soggiorno sperimentale, per capire se in questa casa ci fossero delle presenze paranormali. E vi devo dire, solo il finale mi ha lasciata un po' in dubbio, un po' perplessa, perché non me lo aspettavo così. Mi aspettavo un po' diverso, me lo aspettavo diverso, mi aspettavo un finale migliore. Però nel complesso mi è piaciuta la storia, il romanzo, questa atmosfera, la scrittura della Jackson. Vorrei leggere altro, anzi, vorrei leggere tutto di lei, prima o poi leggerò. Mi sono stati consigliati diversi libri, consigliatemi qualcuno di lei che magari vi è piaciuto. Questo romanzo ho sentito pareri discordanti, a me personalmente comunque è piaciuto. Io mi sento di consigliarvelo. Ultima lettura che ho affrontato ad agosto, che secondo me è stata la più bella, una delle più belle, ecco, se devo dirvi la verità, è stato Lo Stradario aggiornato di tutti i miei baci di Daniela Ranieri. Mi è stata omaggiata dalla casa editrice Ponte alle Grazie. 700 pagine ricche, intense. Non è un romanzo questo, non è il solito. Io mi aspettavo un romanzo normalissimo. Una storia d'amore, mi aspettavo, invece non lo è. Non è neanche un'autobiografia, perché non è la storia di Daniela Ranieri, ma è la storia di un'altra donna che si racconta in queste pagine, in un dialogo infinito, in un dialogo dove lei butta tutto dentro. Si parla di tutto, principalmente di tutto, ma principalmente si parla di storie delle storie d'amore di questa donna, delle sue convivenze sbagliate, dei suoi flirt, dei suoi incontri, dell'amore puro, delle sofferenze. Però si parla anche delle ossessioni di questa donna, delle fobie, delle nevrosi. A volte in alcuni passaggi mi ha fatto venire l'ansia, ve lo dico, però mi è piaciuto proprio il suo linguaggio così ricco, così colto, perché è una donna che sa tantissime cose, parla dei profumi, come descrive i profumi non lo fa, non ho letto nessuno che parla dei profumi come parla lei. Cioè, veramente sono rimasta sorpresa, questo non mi sento, mi sento tantissimo di consigliarvelo, leggetelo, veramente leggetelo, poi magari non vi può piacere perché come tutte le letture magari è soggettivo. A me è piaciuto tantissimo, veramente. Ha iniziato a parlare della pandemia del Covid, come l'ha vissuta lei, poi ha parlato anche della sua vita quotidiana a Roma. Ecco, ha descritto Roma in una maniera spettacolare. Veramente ti sembrava di essere lì. Io sto a Roma, ma l'ha descritta veramente. Poi fa molte citazioni, si riferisce a tante citazioni di autori e attrici importanti. Veramente una donna colta, intelligente, veramente con un linguaggio, cioè, veramente allucinante. Lei ha scritto altri romanzi che magari poi recupererò. Ha studiato, e ha conseguito un dottorato in teoria e ricerca sociale. Comunque è una donna che sa il fatto suo, giornalista, credo anche sia.
E comunque sia, allora in alcune parti, appunto per il suo linguaggio così ricercato, così in alcune parti difficile, con nomi, con termini molto, insomma, ricercati, ci vuole abbastanza concentrazione. In alcune parti non è stato molto facile leggerlo, però si legge, cioè, si legge bene, si legge. Se mi seguite su Instagram, io ho fotografato, vi ho messo nelle storie alcune parti di questo libro che mi hanno colpito. Ha parlato del padre che non c'è più in una maniera veramente toccante. Ha parlato veramente. Starei qui fino a domani a parlarvi di questo libro. Comunque mi fermo qua e vi dico solo leggetelo, leggetelo perché merita. Comunque sono stata molto felice di aver fatto queste letture nel mese di agosto, belle, sono state veramente belle, mi hanno arricchito molto. Questo è un libro da tenere lì e rileggere quando si ha voglia alcune parti, perché comunque sì, essendo un dialogo anche dove lei si fa tante domande su tante cose, comunque sia, sa tanto questa donna, però si domanda tante cose, cioè alla fine non sa tutto perché si fa delle domande, anche delle domande profonde, anche delle domande più banali, più semplici, veramente bello. Va bene, fatemi sapere quali sono state le vostre letture del mese di agosto. Scrivetemi nei commenti se volete leggere qualche libro di questi che ho letto io e parliamo, magari scambiamoci opinioni al riguardo. Io vi saluto anche perché ho sete, ho parlato tantissimo, quasi mezz'ora di video. Vi mando come sempre un bacione e ciao, ci vediamo al prossimo video. Grazie.